Bentornati al consueto appuntamento con le ricette di Rete 8 curate dai nostri chef, i grandi chef abruzzesi, e oggi con grande piacere vi saluto da Alba Adriatica insieme al nostro Massimiliano Capretta. Salve e buongiorno. Ben ritrovato Massimiliano. Ciao Jennifer, ben arrivati. Oramai la tua biocucina mediterranea fa parte della nostra trasmissione, per cui non ha più bisogno di presentazioni. Oggi facciamo una ricetta dai profumi autunnali, vero? Oggi facciamo una polentina, polentina di farro, la cosiddetta pulse del nostro amico Giulio Fiore di Torano Nuovo. E la facciamo con una fonduta di parmigiano, porcini e tartufo. Quindi siamo proprio nel pieno del... Adesso poi devo dire che comunque la stagione ci viene incontro, perché la polenta poi viene sempre associata ad un clima un po' freddo, e finalmente ci siamo, l'inverno è arrivato, a Natale manca poco, quindi sì. Possiamo iniziare. Bene, allora, di cosa abbiamo bisogno intanto? Abbiamo bisogno, va bene, allora la nostra polentina che noi abbiamo già fatto naturalmente. Eccola qui. Poi ci spiegherai come sì. Allora, è stata la polenta realizzata. Prendiamo un 100 grammi, facciamo il rapporto 1 a 5, prendiamo un 100 grammi di polenta di farro, acqua, e la facciamo andare. Dopo che l'abbiamo fatta andare, che l'abbiamo fatta ben asciugare, okay, la mettiamo sulla teglia. Questa teglia viene messa in forno, okay, la facciamo andare a 150 gradi, okay, per un'altra 40 minuti, un'ora. Okay. La facciamo asciugare. Okay. Deve diventare bella solida. Ok, ok. Quindi la tiriamo fuori, la tagliamo, la riscaldiamo e poi la andiamo ad impiattare. Quindi perfetto, è un procedimento molto semplice. Molto semplice. Noi naturalmente l'abbiamo già fatto per una questione okay, di tempistica. Ok. E niente. Quindi questa l'abbiamo fatta e la mettiamo via. I porcini, anche qui, aspetta che sposto questa. I porcini li abbiamo spadellati. Ok, quindi spadellata leggera. Un porcino di olio, il porcino fresco, sale, un pizzico di pepe, qualche erbetta, okay, una spadellata veloce. Quanto profumo, arriva un profumo incredibile. E ci fermiamo lì, quindi okay, molto semplice. Ricordo che ogni volta che voi mi chiamate io cerco di presentare delle ricette che potete fare a casa. Questo per noi è importantissimo. Pure per me è importantissimo, perché io sono contro, no? Fai una ricetta da fare a casa e poi metti lì tutte quelle cotture, lunghe, magari strumenti particolari. Invece anche se insomma i nostri telespettatori devo dire che sono veramente molto bravi, perché oggi comunque in cucina si è andati avanti anche a casa. Però è importante che i nostri chef, visto che comunque la conoscenza è tutta vostra, ci insegnino delle ricette anche semplici, perché poi alla fine basta veramente qualche cosa in più e si fa un piatto importante. Benissimo, e appunto per questo dicevo è una ricetta che a casa potete fare in maniera molto tranquilla da provare. Perfetto, questa secondo me è perfetta anche come antipasto per la vigilia di Natale, per chi non mangia il pesce, perché poi magari tradizionalmente no, nella vigilia di Natale si fa il pesce, c'è chi invece non lo mangia, invece una polentina sfiziosa, sì, può essere, così è un piatto vegetariano, può diventare vegano togliendo la fonduta togliendo il parmigiano e mettendo della soia, per esempio. Potrebbe diventare anche un'ottima proposta vegana. Ok. Ok. Allora io non sono vegana, quindi voglio vedere come si fa questa fonduta di infatti, parmigiano. Noi perciò ci chiamiamo biocucina mediterranea, perché comunque pensiamo che tutti gli elementi devono essere insieme. Allora, invece andiamo sulla fonduta, mettiamo burro e farina insieme. Ok, quindi burro e farina. Poi ovviamente ricordo ai nostri amici telespettatori che tutti gli ingredienti li possono trovare in grafica alla fine della puntata, quindi avete proprio tutte le dosi per poter rifare questa ricetta a casa, quindi potete riprendere il video su YouTube, guardarlo, lì trovate proprio tutte le dosi e rifare la ricetta seguendo i consigli dei nostri chef. Quindi abbiamo messo burro e farina. Allora, quindi abbiamo fatto sciogliere burro e farina. Considera che noi su questa ricetta andiamo ad usare un 10 grammi di burro, sì, veramente 10 grammi, pochissimo. Un 10 grammi di burro, quindi... Questa cos'è, acqua? Questo è brodo vegetale. Brodo vegetale, ok. Quindi abbiamo fatto burro, farina, brodo vegetale. E adesso andiamo a mettere... Aspetta che mi metto comodo così. Sì. Il nostro parmigiano. Questo è parmigiano. Questo è un parmigiano, 24 mesi. 24 mesi. Di vacche rosse. Quindi anche qui, però voglio dire, va bene qualsiasi, non è che io... Ma com'è semplice fare la fonduta di parmigiano, chef? Ripeto, cose semplici, veloci. È veramente semplicissimo. Sì, sì. A volte a casa mi domando, vorrei fare chissà quanto è difficile, quanto tempo ci vuole, invece è veramente semplicissimo. Ricetta semplicissima. Veramente, grazie
chef, questa cosa sì, la sì, poi rifaccio. Una volta ti faccio fare ricette tutto con una padella. Sì, per che chi vuole una cucina veloce. Guarda, chef, a casa, è tanto che io voglio proprio dedicare una giornata fissa a queste ricette veloci, perché di tempo ne abbiamo sempre meno, purtroppo. Sì, e allora a volte io, per esempio, anche a mia moglie gli dicevo, quando sei al lavoro, che vai di fretta, tutto con una padella, ricette da 10 minuti, sane, sì, nutraceutiche, eccola qua. Che bella, ma quanto è vedete semplice che viene farla, incredibile. Bella liscia. Quanto profuma, chef. Sì, questo è il profumo di questo, il profumo di questa fonduta, tutta la qualità del formaggio che usate. Sì, sì. Quindi dalla qualità che usate avete poi il risultato della fonduta. E questa poi rimane così, anche se raffredda non indurisce, beh, è vero? No, certo che indurisce. Indurisce? Certo. Tanto? Quindi, beh sì, okay, si solidifica. Non però poi posso, scaldandolo un po' torna alla, diciamo, a questa consistenza, vero? Sì, anche se fatta espressa così, okay, è mangiata, certo, avete visto, ci vuole veramente pochissimo, un minuto e mezzo. Quindi secondo me il consiglio è farla espressa. Parla al momento. Quindi adesso qui ci sono vari, sempre i vari metodi, ma noi cerchiamo di dargli un aspetto anche visivo carino. Però va bene qualsiasi altra forma che volete fare a casa. Ecco la nostra polentina, pulse di la farro. La nostra polentina. Ci siamo aiutati con un coppa pasta, noi, giusto? Con un coppa pasta. Andiamo a mettere nel piatto. Andiamo a glassare che la bella polentina. Questa deve essere gustosissima, chef. Questa, oh. Questa è sempre una ricetta che facevo nel vecchio nel locale del 98. Solo che la facevamo questa, la facevamo anche tipo fatta a cubetti, saltata in padella. Ah, che buona anche. Veniva. Ecco, la glassiamo bene. Questa nel 98 era la nouvelle cuisine praticamente. Ah, sì, nel 98 era scienza. Era scienza. La pulse di farro, ma che di cosa è? Parli? Ma si mangia? Sì, sì, io ormai di queste cose veramente ho. Oddio, che bella, Massimiliano, bellissima. Che bella. Qualche funghetto. Sei un artista, chef. Anche nell'impiattamento. Ma preferisco essere un cuoco. È vero, dai, è vero. Scherzo, nel senso che. Però, insomma, la creatività non ti manca, eh. Beh, io penso che sono cose, comunque in realtà poi ci devi nascere un pochino, eh? Non è che sono cose. Andiamo a prendiamo due fettine carine, visto che dobbiamo fare una foto. Sì. Noi vogliamo veramente dedicare il meglio ai nostri amici che ci seguono tutti i giorni. E questa è veramente una ricetta perfetta da rifare a casa. Approfittate delle prossime festività natalizie per sperimentare, per stare in cucina e per rifare le nostre ricette. Questa è veramente semplicissima, proprio facile facile. Dovremmo far fare la venditrice di piatti a questa signora qua. Dici, chef? Beh, saresti molto. Puoi fare poi, come si chiama? Mastrotta, puoi sfidare Mastrotta. Ma sai che lo voglio salutare, Giorgio? Ci siamo conosciuti per una telepromozione che faceva qui, non dico dove. E mi ha detto che io sono la mastrota d'Abruzzo. Senza occhiali non ci vedo. Beh, devo dire che ti sta uscendo benissimo, chef, al di là degli occhiali. Che abbiamo messo qui? Allora, qui mettiamo, se io sono malato di erbe, da sempre, e quindi metto del dragoncello, sì, cipollina, aneto, prezzemolo, e chiudiamo sempre con un punto di olio, giusto per non farlo mai mancare nei nostri piatti. Che bella, chef. Bene. Complimenti per questo. Questa è la nostra pulse di farro, fonduta di parmigiano, porcini e tartufo. Grazie, chef. Spero che sia stata utile. Di mio gradimento sicuramente. Di gradimento. E credo anche per i nostri telespettatori sia arrivata questa ricetta e queste sensazioni, questi profumi che noi non riusciamo a farvi sentire, ma rifatela a casa perché sono sicura che riuscirete a farla nel migliore dei modi. Io vi saluto, vi ricordo che l'appuntamento con Chef in Cucina è quotidiano. Ci vediamo domani sempre sulla prima emittente d'Abruzzo, Rete 8. Ciao, arrivederci. Castagne è un'alternativa molto valida alla pasta al pranzo quotidiano. In più ha delle forti proprietà antiossidanti e non contiene il glutine, così è adatto anche a chi soffre di celiachia o intolleranza al glutine non celiaca.